Buonasera e bentrovati su viderana.it, in particolar modo nello spazio delle break news, uno spazio creato e interamente destinato a quelli che sono i risultati dell'evento più atteso di quest'anno, le Olimpiadi di Tokyo 2020, uno spazio dove avremo modo di rivivere assieme giorno per giorno tutti i risultati che naturalmente coinvolgono quella che è la nostra nazionale italiana, ma anche ovviamente i risultati più importanti. L'Olimpiade a detta di molti la più travagliata della storia proprio per la situazione pandemica che ha costretto il rinvio e che ha portato anche tanti giapponesi di recente a scendere in strada in rivolta contro la realizzazione di queste Olimpiadi a causa della nuova variante Delta che sta creando molto panico e si sta diffondendo rapidamente anche all'interno del villaggio olimpico. Ma arriviamo tra pochissimo a questa breve parentesi, prima dedichiamoci a quelli che sono ovviamente i risultati più importanti di quella che a tutti gli effetti possiamo definire la prima vera giornata sportiva e anche la prima giornata che ha visto la definizione già di alcuni podi. Prima di entrare nei dettagli di quelli che sono stati i risultati italiani di questa giornata, è giusto dedicare un piccolo spazio anche alla prima vera medaglia d'oro di questa Olimpiade, che non poteva che essere di natura orientale. È la cinese Kuyang ad aggiudicarsi il primo oro nella carabina 10 metri. Entrando nel merito di quelli che sono i risultati delle discipline che quest'oggi hanno visto impegnate la nostra nazionale, partiamo subito da quello che è il volley maschile. Una partita certamente molto sofferta in rimonta per quanto riguarda l'Italia, ma per fortuna riesce a aggiudicarsi comunque la vittoria contro il Canada per 3-2. Nel tiro a segno, sia maschile che femminile, purtroppo non c'è la possibilità di andare oltre le qualificazioni per i nostri atleti italiani. Nella pistola a 10 metri maschile abbiamo l'atleta Paolo Monna, eliminato nelle qualificazioni con la 26esima posizione. Alla fine ad aggiudicarsi l'oro è Javad Foroni dell'Iran. Nel tiro a segno femminile carabina a 10 metri è Sofia Ceccariello, la nostra rappresentante italiana, eliminata anche lei nelle qualificazioni, decima con 627.3 punti. Non c'è storia anche nel tiro con l'arco misto, dove il viaggio italiano finisce agli ottavi di finale contro l'Olanda e perde per 0-6. Nel tennis da tavola si ferma praticamente subito l'avanzata di Deborah Vivarelli, che perde per 1-4 contro la australiana Jean Fan Lai. Non molto diverso il finale nel tennis singolare femminile, dove Sara Errani perde contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-0 e 6-1. Molto bello invece è l'incontro nel tennis singolare maschile, che vede Fognini e Sonego passare al secondo turno. Veloce ed è definita la vittoria di Fognini contro il giapponese Yuki Sugita, che vince per 6-4 e 6-3, un incontro durato 1 ora e 48 minuti. Più sofferta invece è la gara di Sonego, che ha dovuto disputarsi e conquistarsi la vittoria dopo 3 ore e 7 minuti di gioco contro Taro Daniel. Dura sconfitta invece per Lorenzo Musetti contro l'australiano John Millman, perdendo 6-3 e 6-4. Le prime belle soddisfazioni arrivano dal taekwondo maschile 58 kg, quando si cominciano ad assaporare le prime buone sensazioni per l'oro olimpico grazie al talento di Vito Dell'Aquila, che dopo aver battuto nei quarti di finale il thailandese si aggiudica anche la semifinale contro l'argentino Lucas Lautaro Guzman. Ed è intorno alle 14.45 che si è disputata la finale contro il tunisino Khalil Gendoudoubi, e alla fine a vincere proprio il nostro Vito Dell'Aquila per 16-12. Oro olimpico per l'Italia nel taekwondo maschile 58 kg. Ma continuano le emozioni anche nel campo della scherma, in particolar modo nella disciplina della sciabola maschile. Nei quarti di finale abbiamo il derby tutto italiano tra Luigi Samele ed Enrico Berré, e alla fine è Luigi Samele a spuntarla per 15-10. Ci regala ancora forti emozioni Luigi Samele nella semifinale, battendo il coreano e giungendo in finale contro l'ungherese Zilagi, il più forte e anche
il più quotato all'oro olimpico, e difatti la sua esperienza vantando un oro già alle Olimpiadi di Londra e di Rio la dice lunga nella finale e si aggiudica anche quest'anno il gradino più alto del podio. Un bellissimo argento comunque per il nostro Luigi Samele. Meno esaltanti i risultati nella spada femminile, rimanendo nel campo della scherma, dove la nostra Federica Isola deve purtroppo fermarsi ai quarti di finale insieme a Rossella Fiammingo, entrambe battute rispettivamente per 10 a 11 e 15 a 7. Parte benissimo invece l'avventura nel nuoto maschile e femminile. Partendo dai 400 metri misti è Alberto Razzetti a darci soddisfazione qualificandosi in finale con il quinto tempo in batteria. Si conclude qui invece l'avventura di Matteazzi, eliminato 19° tempo in batteria. Femminile, 100 metri farfalla, Elena Di Lido e Ilaria Bianchi si qualificano in semifinale rispettivamente con il nono e il dodicesimo tempo in batteria. Maschile 400 stile libero, Gabriele Detti si qualifica in finale con il terzo tempo in batteria di 3 minuti e 44, eliminato invece Marco De Tullio con il decimo tempo in batteria. Femminile 400 misti, l'Acusinato a qualificarsi in finale con l'ottavo tempo in batteria, l'ultimo tempo disponibile, eliminata invece la Franceschi. Maschile 100 metri rana, infine, abbiamo Martinenghi che si qualifica in semifinale con il quarto tempo in batteria, insieme a Poggio con il nono tempo in batteria. Bene, i nostri ragazzi del nuoto che domani, 25 luglio, andranno avanti con le rispettive competizioni. Finisce praticamente subito invece l'avventura nel judo femminile 48 kg con Francesca Milani che si deve arrendere al talento di Lin Chen Yao. A vincere poi definitivamente l'oro è la Kosova di Stria Krasniqi. Nel ciclismo su strada è l'Ecuador ad imporsi sul gradino più alto del podio con Carapaz che è il vincitore del Giro d'Italia nel 2019, staccando tutti di oltre 1 minuto e 07 secondi. Argento per Van Aert, il belga, e bronzo al vincitore del Tour de France, lo sloveno Pogačar. Il primo italiano è Alberto Bettiol, 14° con 6 ore e 9 minuti, esattamente 3 minuti e poco più dall'oro olimpico. È stato nel gruppo di testa per buona parte della competizione, poi però i crampi hanno sancito le sorti degli ultimi 20 km. Più che soddisfacenti anche i risultati nel canottaggio sia in campo maschile che femminile. Partendo dalla categoria 2 senza femminile, Rocek e Tondonanati qualificate in semifinale, terze nella loro batteria. 2 senza maschile, Giovanni Abbagnale e Marco Di Costanzo si conquistano la semifinale, secondi in batteria con 6 minuti e 48 secondi e 74 centesimi. Doppio pesi leggeri femminile, Valentina Rodini e Federica Cesarini qualificate in semifinale, seconde anche loro in batteria. Doppio pesi leggeri maschile, Stefano Oppo e Pietro Willi Ruta qualificati in semifinale, secondi in batteria con 6 minuti, 24 secondi e 25 centesimi. Infine si chiude con la speciale 4 senza categoria maschile, Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino qualificati in finale, secondi nella loro batteria. Nel basket 3x3 femminile, dopo una bellissima e emozionante vittoria contro la Mongolia per 15 a 14, l'Italia purtroppo perde contro la Francia per 19 a 16. Infine chiudiamo con l'ottimo risultato della nostra compaesana di Torre Annunziata, Irma, detta Butterfly Testa, che batte la russa Vorotosova per 4 a 1. Con questa bellissima immagine di Irma, chiudiamo quella che a tutti gli effetti è stata la prima giornata olimpica e purtroppo però ci tocca anche aprire una breve parentesi negativa per quel che riguarda appunto la pandemia che purtroppo ancora ci assilla, che ha portato tanti giapponesi a scendere in piazza in rivolta proprio nella giornata di cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2020. La situazione che sfortunatamente riguarda proprio sei dei nostri azzurri che sono stati messi in quarantena a causa di un contatto con un giornalista risultato positivo al Covid-19. Speriamo che tutto si possa risolvere per il meglio, speriamo che non debbano rinunciare a quello che sicuramente è l'evento più ambito, da qualsiasi atleta e speriamo soprattutto,
così come è successo con gli europei di calcio, di poterci per un attimo distrarre da quella che è una pagina triste della storia e di poter godere delle belle emozioni, della bella adrenalina che lo sport ci ha sempre regalato. Per oggi è tutto, ci rimandiamo naturalmente a domani. Grazie per averci scelto, grazie per averci seguito. Con noi naturalmente la possibilità di non perdere i risultati di questa Olimpiade 2020 e soprattutto con noi il meglio dell'atletica e non solo. Videranno.it vi saluta e a domani.